C'era una volta un luogo magico chiamato Emilia Romagna. Lì le persone avevano sempre la pancia piena e la loro sete veniva sempre dissetata. È proprio qui che nacquero i protagonisti della nostra storia, Phil e Jenny. Durante la loro infanzia e poi la loro adolescenza ignoravano l'esistenza dell'altro. Si incontrarono la prima volta al concerto dei loro beniamini Green Day. Qui Jenny scroccò una birra a Phil. Dopo quel giorno non si videro per tanti mesi, non si mandarono nemmeno un messaggino col piccione viaggiatore. Poi, al concerto degli All Time Low, si conobbero meglio. Phil regalò a Jenny il CD della sua band, che lei ascoltò fino allo sfinimento. Da questo momento iniziarono a frequentarsi e un giorno d'estate passarono la prima notte insieme in campeggio al mare. Quella stessa notte Phil confessò il suo amore per sbaglio. Disse il suo primo "Ti amo!" solamente perché Jenny aveva portato gli auricolari per ascoltare la musica. Potete immaginare l'imbarazzo. Il tempo passava e i due si innamorarono. Viaggiavano ovunque in macchina ascoltando la musica a palla. La loro prima vacanza fu a Firenze, dove festeggiarono il Capodanno e capirono di essere fatti l'una per l'altro. I loro paesini natali gli stavano così stretti che cominciarono a sognare di viaggiare per il mondo, volando su quei diabolici uccelli di ferro chiamati aeroplani. Appena ebbero la possibilità, si fiandarono a Londra, scritto L' Ondra. Qui capirono quanto quella città era tutto ciò che cercavano. La capitale inglese li stregò con i suoi strani personaggi, i quartieri pittoreschi, i grandi parchi verdi, le centinaia di Starbucks ogni 4 metri e gli autobus doppi che li fecero quasi di gettare. Qualche mese dopo visitarono la terra più caliente del continente europeo, la Spagna, precisamente la città di Valencia. Qui ballarono tutta la notte di San Silvestro nella piazza dell'Ayuntamiento. Si innamorarono dei dugonghi all'interno di uno strano zoo per pesci. Si crogiolarono al sole di gennaio con ben 20 gradi e uno di loro, non io, ebbe una grave emergenza pupù. Così gli anni sono passati e i due sempre più innamorati hanno deciso di seguire le loro passioni. Hanno tanti progetti per la testa che non vedono l'ora di realizzare. Iniziano da qui, questo canale, con un semplice e chiaro obiettivo: divertirsi e passare bei momenti insieme. La storia è appena iniziata. Benvenuti su Happy Together. Al 3, amore, 1, 2, Happy Together. No, io ho sentato mira al 3. Happy Together. Azione. Azione. Ciao! Noi siamo Happy Together. Io sono Phil. Mi fai così. Happy Together. Io sono Phil. E io sono Jenny. Questo è il nostro nuovo canale. Esatto. Nuovo. Nuovo? Sì. Noi avevamo due canali, ma facevano abbastanza schifo. Non lasciamo stare. Basta, non devi più tenere. Sì, ringraziamo i nostri cari attori che hanno interpretato i nostri ruoli in questa bellissima storia che è la nostra. Alcuni avvenimenti sì, importanti della nostra storia. Divertenti, insomma, quelli che sì, divertenti per noi. Perché in realtà in quei pochi secondi è stato difficile spiegare. Sì. Quanto ci aveva messo a fare? A fare lo stop motion ci abbiamo messo un weekend intero. Sì, le foto 6-7 sì, ore. Più di 1000 foto. 6-7 per ore. Fare 2 minuti di video, però non ne basta la pena perché è bellissimo. Comunque, babba via, ho un gran raffreddore. Già. Quindi, oggi tagliamo molto corto, cioè nel senso, è un video di presentazione del canale questo. D'ora in poi, tutti i venerdì, regolarmente. Speriamo. Stiamo programmando le cose per bene, per essere puntuali. Impuntuali. Non esiste impuntuali. Lo so. Ogni venerdì, quindi dovete tornare su questo canale, quindi ora è il momento di farlo. No, non ci fa. Sì, ora è il momento no, di non ci fa, non voglio. Premere quel ditino. Non voglio su farlo. Su quel quadratino rosso in cui c'è scritto iscriviti al canale. Attivate la campanella, attivate che è importante. Campanella. Perché altrimenti vi perdete tutti i nostri video, non potete perdervi. Li carichiamo il venerdì, così tutto il weekend rimanete proprio col sorriso stampato in faccia.
E niente, mi hai detto bello, mi piace. E comunque il prossimo video, per il venerdì prossimo, abbiamo già girato, quindi state tranquilli che almeno quello sarà puntuale. Anche quell'altro abbiamo già girato per il venerdì prossimo. Ma quanto siamo bravi, questo weekend abbiamo fatto un casino di cose. Siamo bravissimi. Bravissimi. Quindi noi siamo happy together. Che vuol dire? Felici, due sieme. Due sieme. Cioè è un gioco di parole, perché sì. È happy together, sì, together sarebbe scritto to, g, e, t, h, e, r. Però visto che noi siamo in due, together, siamo insieme, siamo felici together. Quindi ci vediamo venerdì prossimo. A presto. Ciao. Ciao. Ci mancherete.